Per accontentare le esigenze del mercato, che richiede imbarcazioni sempre più confortevoli in multiuso, Sesta Marine ha varato il Key Largo 28, comodo pozzetto, funzionalità del cabinato e spazioso prendisole. Che la Sessa Marina fosse una delle aziende nazionali più rappresentative e in continuo fermento progettuale lo si sapeva. Basta guardare indietro nel tempo per constatare cronologicamente che ogni anno l'azienda si è sempre proposta sul mercato con nuovi prodotti ad integrazione delle varie gamme disponibili. Genova ha rappresentato il trampolino di lancio di una nuova versione del Key Largo 28, che in virtù di una lunghezza fuori tutto che raggiunge e supera i 9 metri, acquisisce di diritto il titolo di ammiraglia della serie. Non solo le dimensioni a distinguere questa nuova unità natante dal resto della famiglia Key Largo, ma anche una nuova linea, moderna e futuristica, che adotta tutte le nuove regole del design nautico ed accosta un layout particolarmente azzeccato ad un piano di coperta in gradevole classico tech. L'ufficio tecnico Sessa Marina, capitanato da Massimo Radice, ha messo a punto un progetto che, pur dando importanza all'impatto visivo, non trascura minimamente la sicurezza e la longevità dello scafo, due obiettivi fatti per il cantiere. La struttura del Key Largo 28, infatti, si basa sulla stratificazione di filati multiassiali ed unidirezionali, impregnati di resine, che hanno la capacità di contrastare meglio l'umidità. Il gel coat impiegato è di tipo Extreme, che vanta tra le sue qualità quella di resistere ai raggi ultravioletti e di evitare il presentarsi del fenomeno dell'osmosi. La coperta, nei punti di maggiore sollecitazione, dove verranno fissati alcuni componenti, quali ad esempio le aste e il tientibene, viene rinforzata con legno ed acciaio, a garanzia di solidità e tenuta allo strappo. Stessa cosa dicesi per lo specchio di poppa, in grado di sopportare il tiro di ben 500 cavalli, grazie al rinforzo in acciaio inox, collegato direttamente ai longheroni che funge da assorbitore dell'energia e delle sollecitazioni che i motori producono. La sua stellatura ha geometrie variabili, proponendo un V di prua profondo che man mano che si va verso poppa tende ad ammorbidire. I piani di scivolamento hanno andamento regolare e sono percorsi da due ordini di pattini per lato che li attraversano longitudinalmente da prua a poppa, cui si aggiungono gli spigoli vivi dei masconi. Questi, grazie ad un'angolazione rivolta verso la superficie acquea, incrementano il sostentamento idrodinamico, offrono un maggiore appoggio, soprattutto in presenza di mare mosso, e fanno defluire verso il basso l'acqua lavorata. Key Largo 28. Vivere il mare secondo i tuoi desideri.